le notizie di World News 24, la mattina, con Mimmo Sera. Buongiorno e buona vigilia di Natale, grazie di essere alla visione e all'ascolto del giornale del mattino di World News 24. In apertura le trattative per cercare di evitare un no deal tra Unione Europea e Gran Bretagna. Secondo le ultime notizie, un accordo tra le due parti potrebbe arrivare in tarda mattinata dopo una notte di intense consultazioni. Tra l'altro la questione più delicata, quella della pesca, è stata risolta ed era un totem sia per il Regno Unito che per gli alti stati costieri, compresa la Francia. Secondo fonti diplomatiche, la Gran Bretagna ha fatto enormi concessioni in merito a questo. E la fiducia trapela anche dal Consiglio dei Ministri inglese dopo una riunione che si è tenuta nella notte. Adesso però facciamo il punto della situazione con l'emergenza coronavirus ed i dati sia a livello nazionale che in Puglia. Mentre in Italia comincia la 4 giorni con le zone rosse, ma con possibilità per parenti e amici con più di 2 persone di poter trascorrere le vacanze natalizie, non si ferma l'ondata dell'emergenza coronavirus in Italia. Secondo il bollettino del Ministero della Salute, i casi accertati sono 14.522, in risalita rispetto ai 13.318 di martedì. Per quanto concerne i decessi, calo di poco, 553 rispetto ai 628 di 24 ore prima. Intanto il Presidente del Consiglio Conte, in un'intervista televisiva, mette in evidenza che la scuola potrebbe riprendere il 7 gennaio con aperture differenziate scuola per scuola, paese per paese. La flessibilità è l'unica possibilità che abbiamo per evitare che criticità che si concentrano anche sui trasporti. Il Natale alle porte rappresenta un momento di serenità per le nostre comunità. La pandemia ha comportato un costo umano che ha messo a dura prova le nostre abitudini. Sarà un Natale diverso, ma lo sviluppo dei vaccini e il loro lancio a breve sono più di un segnale di speranza per tutti noi. Per quanto concerne l'emergenza coronavirus in Puglia, i casi sono aumentati, 942 rispetto agli 876 di martedì. Maglia nera ancora il Barese con 306 casi, a seguire il Foggiano con 205, Taranto 208, 90 nel Leccese, 57 nel Brindisino e 68 nell'Abate, per un totale di casi a livello regionale di 83.205. Parliamo adesso di cultura, ci spostiamo a Trani dove è stata presentata nella biblioteca comunale l'iniziativa Good Games, promossa dall'assessorato alla cultura della città della BAT. Saranno una serie di incontri in diretta streaming, 32 eventi di libri, incontri con gli autori e laboratori creativi. Per il sindaco tranese Bottaro non abbiamo pensato a una misura di ristoro passiva, ma abbiamo avuto la capacità di sostenere con questo evento culturale le librerie, ultimo avamposto della cultura cittadina, facendole lavorare. Al tempo stesso abbiamo pensato anche a chi deve rimanere a casa, dando comunque la possibilità di fruire di piacevoli iniezioni di cultura. Calcio, il campionato nazionale dilettanti ha disputato il suo turno in infrasettimanale. La vittoriosa sfida nel finale inferiorità numerica contro il Bitonto si è fatta sentire e come. L'audace Cerignola torna dalla trasferta contro la Puteolana con uno 0-0 un po' così. Dopo un primo tempo con poche azioni i padroni di casa ci hanno creduto di più ed anche un sospetto rigore non concesso. Nella ripresa il portiere gialloblu Chironi deve superarsi in più di un'occasione. I gialloblu fantini reclamano pure la sfortuna di cogliere un palo al 90° e solo la bravura del portiere locale evita il gol ospite.
Andiamo a vedere i risultati della giornata di ieri. Bicerno Portici 3-2, Brindisi Lavello 1-1, Casarano Brancavilla 2-0, Pasano Fidelisandria 1-1, Gravina Altamura 2-2, Anardò Taranto Bate Nardò 1-0, Puteolana Audace Cerignola 0-0, Aversa Molfetta 4-1, Sorrento Vitonto 1-1. Ed ora andiamo a sentire il postgara nelle parole del tecnico della formazione Juantina, Michele Pazienza. Sì, sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile, difficile perché comunque venivamo da una partita dove abbiamo speso tantissimo, venivamo da una partita che sì ci ha dato fiducia per il risultato, ma che purtroppo ci ha visto giocare in 10 per più di un tempo e quindi dovevamo dosare le energie che avevamo a disposizione. In più poi ci siamo ritrovati su un campo difficile sia per noi che per loro, però se andiamo poi a considerare gli episodi e le occasioni create da tutte e due le squadre, credo che il pareggio sia giusto. Calcio, il turno infrasettimanale della Serie A ha regalato emozioni fino al 90° ed oltre. Il Milan sul filo di lana batte al termine di una coriacea partita la Lazio con il punteggio di 3-2. Non molla neanche l'Inter che ha fatto bottino pieno in trasferta al Bentegodi contro il Verona. Tra gli altri risultati della giornata da segnalare il colpo grosso del Sassuolo a Genova per 3-2 e la Roma che batte il Cagliari per 3-2, identico punteggio. Per il Napoli un pareggio sul filo di lana contro il Torino 1-1. Colpo grosso invece del Benevento che ha vinto contro l'Udinese per 2-0. Andiamo a vedere tutti i risultati della giornata. A Verona, Inter batte Verona 2-1, Bologna-Atalanta 2-2, Milan-Lazio 3-2, poi Napoli-Torino 1-1, Roma-Cagliari 3-2, Genova-Sassuolo batte Sampdoria 3-2, Milan batte Lazio 3-2, Spezia-Genoa 1-1 ed a Udine-Benevento batte Udinese 2-0. Ed è tutto per questa edizione della vigilia di Natale di Wordnews 24. Grazie di averci seguito. Vi ricordo l'appuntamento con Sport Report 24, come sempre, alle 13. A tutti, l'augurio di una buona giornata di vigilia e restate con noi.